L'importante è non guardare sulla punta, ma guardare da questo lato, perché finalmente è questo profilo ombreggiato che ci permette di controllare il movimento della torre. Nella diagola, tallonando, vi ricordo che si parte da 2 mm per arrivare infine a 4 mm e mezzo. Talona, talona, talona. Talona, talona, talona. Talona, 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 talona. Talona ancora. Allora, questa è la parte la più divertente, vedete che siamo disastrato. E come al solito si talona. Naturalmente prendo ogni tanto legno e spesso venendo di volta. Faccio una piccola verifica ed ecco il risultato. Rimane solo che staccare. Per far questo adopero lo scalpello ovale e ho finalmente quello che Jean-François Esculin chiama la virgola. La nostra scatola decentrata è ormai finita, col coperchio anch'esso fuori a sé. E con la virgola che abbiamo tornito talonando naturalmente. Ecco, è tutto.